Dubai Emergency fa questo passo di proporre un manifesto politico che io definirei un manifesto ovvio e banale, di cose che dovrebbero essere scontate e che forse noi con non molta saggezza abbiamo dato per scontate, ma che non ci ritroviamo più, di cose che dovrebbero essere la base della convivenza, di principi che dovrebbero essere talmente dentro la cultura, la testa di ciascuno di noi, da essere autoevidenti, da non avere neanche bisogno di essere ricordati. Qualche anno fa stavo chiacchierando con una persona che sarebbe poi diventato presidente del Consiglio, e a un certo punto gli dissi: ma guarda, secondo me il problema non è solo mandare a casa quello là, è mandare a casa quello là e fare in modo di non rimpiangerlo. E la risposta fu: ma cosa mi stai dicendo? E io dissi: guarda, ti sto dicendo esattamente questo. E se qualcuno nel 1970 mi avesse detto rimpiangerai Andreotti, mi sarei indispettito. Ho rimpianto Andreotti, non vorrei che succedesse di nuovo. E non è una battuta. Non è una battuta. Se guardo a cosa sta succedendo in Italia. Qualche tempo fa rileggevo un testo, secondo me, straordinario per capire la storia. Ed è la storia del Terzo Reich, scritto da uno storico americano, pubblicato quasi 50 anni fa. Ma nel 1923, quando un delinquente, un capopopolo, diciamo un borghezio di quei tempi, per capirci, sparava in una birreria a Monaco dicendo: abbiamo preso il potere, adesso noi sì, noi ce l'abbiamo duro, insomma, sempre le solite cose. Ma qualcuno immaginava che 10 anni dopo quel delinquente sarebbe diventato il Führer? Penso proprio di no. Penso però che 10 anni di cultura dell'odio, di cultura della guerra, di cultura della violenza, della sopraffazione, della discriminazione, del razzismo, senza una forte risposta contraria da parte dei cittadini, abbiano consentito a quel mostro di crescere. E sono assolutamente convinto che noi in Europa ci siamo trovati di fronte a quel mostro esattamente perché non abbiamo reagito per 10 anni, o non abbiamo reagito adeguatamente. Rileggendo quel libro mi è venuta una gocciolina fredda in mezzo alla schiena, perché ci sono molte analogie con la situazione che abbiamo davanti. Stiamo diventando un paese di rozzi ignoranti che digeriscono tutto, che assimilano qualsiasi prevaricazione, che accettano qualsiasi sopruso, che credono normale qualsiasi ingiustizia, che non si indignano più. E questo a me preoccupa. Riuscirei anche a conviverci, insomma, in fondo non è che ho 30 anni da viverci ancora in questo paese, e poi ci vivo poco comunque. Ma se penso a mio nipote che ha 1 anno e a tanti altri bambini che hanno magari un po' di più, che loro in questo mondo dovranno viverci per 50 anni, che allora veramente questo mondo non mi piace.
credo che sia tempo di reagire in fretta, perché non sia troppo tardi, se non è già troppo tardi. Io ho questa angoscia che forse abbiamo aspettato troppo e che invertire la rotta culturale, la rotta morale di questo paese sia ormai una cosa estremamente difficile. E però penso che da nonno o da genitore, insomma, che sia responsabilità nostra, perché il mondo che sarà il mondo in cui i nostri figli e i nostri nipoti dovranno vivere è il mondo che noi gli consegneremo, e quello che gli stiamo consegnando è una barbarie di ingiustizia, una barbarie di ineguaglianza. Non è un compito facile invertire la rotta. Per quanto mi riguarda, io non ho nessuna fiducia nella classe politica italiana. Li trovo spaventosamente uniformi, tutti insieme nella scelta della guerra, tutti insieme nel praticare la discriminazione, tutti insieme nel negare i diritti, tutti insieme nel privilegiare e nell'adorare il grande Dio Danaro. Con le differenze del caso, ma su questi punti fondamentali uniti, tutti, spaventosamente. Noi 10 anni fa abbiamo avuto il 92% dei parlamentari che ha votato contro la Costituzione del nostro Paese. E non abbiamo detto niente. Anzi, in molti li hanno anche rivotati. Mio piccolo orgoglio, non faccio parte di questa schiera. Il 92% dei parlamentari che sono dei delinquenti politici contro la Costituzione del proprio Paese. Assistiamo in questo Paese a un drammatico smantellamento dei diritti sociali. Tranquillamente si sente parlare di tagliare pure i fondi alla scuola pubblica. Cosa serve la scuola pubblica? L'importante è la scuola privata. Un po' di comunione e liberazione in più. L'importante è la sanità privata. L'importante è fare profitto. E questo modo di pensare e di comportarsi non è appannaggio dell'attuale governo. Lo era anche del governo precedente e di quello precedente ancora. E allora c'è un problema molto serio in questo paese. Chi sta rappresentando chi? Io come cittadino credo di avere diritto al voto. Vorrei che questo diritto fosse vero. Vorrei poter andare a votare. E siccome sono contro la guerra, vorrei trovare qualcuno che sia contro la guerra per poterlo votare, e non ce l'ho. E vorrei qualcuno che intenda costruire in questo paese una sanità pubblica, gratuita per tutti, e non ce l'ho. E così una scuola pubblica e gratuita per tutti e di alta qualità, e non ce l'ho. E sono costretto a non esercitare questo mio diritto. Questa cosa mi pesa. È per questo che io sono tornato dal Sudan per partecipare a questi incontri, per promuovere il mensile di Emergency, perché credo che sia uno strumento per ricominciare ancora a discutere di cose antiche, a cercare di capire vecchi concetti, vecchi principi, a cercare di far circolare una cultura diversa, a cercare di costruirlo quel mondo che vogliamo, che non è un progetto utopico, non è un sogno. Quel mondo lì, come è descritto in quel manifesto, è un mondo che noi dobbiamo reclamare, perché è un diritto nostro, è un diritto dei cittadini
vivere in pace e non essere in guerra. È un diritto dei cittadini che i governi garantiscano l'eguaglianza di base su questioni cruciali come la sanità e l'istruzione, ad esempio. Queste cose non sono state affermate da esponenti di sinistra radicale. Stanno perfino nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, in cui si dice chiaramente che la ragione per cui ci sono i governi ed esistono i governi è quella di garantire la vita, la libertà, il benessere dei cittadini. E che se i governi questo non garantiscono, si dice in quella dichiarazione, è preciso dovere dei cittadini di abbattere quei governi. Come vedete, si tratta di idee antiche, molto antiche, che però forse è il caso di rispolverare dalla soffitta per vedere l'effetto che fa. Grazie.